talento c'è, ma per diventare grandi ballerini può non bastare. Servono scuole prestigiose e grandi maestri, accademie che spesso si trovano all'estero e che sono molto costose. 4 anni fa è così nato Sosteniamo il Talento, per raccogliere fondi da destinare a giovani promesse della danza. Anche perché in tempo di crisi i fondi pubblici che prima aiutavano i giovani artisti sono scomparsi. Fortunatamente invece non è venuta meno la creatività di chi alla danza ha dato la sua vita. Prima di questo progetto c'era la provincia che stanziava dei soldi tramite concorso per poter permettere ai giovani artisti della provincia di Rimini di poter andare a studiare all'estero. Visto che le accademie all'estero costano parecchio, le famiglie fanno fatica, e c'era questa possibilità. Poi questa possibilità non c'era più a un certo punto. E nel momento in cui noi avevamo garantito a un nostro alunno, Matteo Di Loreto, che era stato preso a Cannes, e avevamo garantito ai genitori che ci sarebbe stato questo aiuto, e abbiamo pensato di inventarci qualcosa per poter raccogliere dei soldi. E così sono nati eventi spettacolo come quello di sabato al Teatro Novelli. Dopo il primo allievo, oggi diventato danzatore professionista, ne è stato aiutato un altro. Ma non basta, perché quest'anno sarà sostenuto un terzo giovane riminese che danza da quando aveva 6 anni. Ed ora, 19 anni, dopo il diploma al liceo linguistico e tante ore passate in sala prova, è pronto per volare in Inghilterra. Per lui è pronta una borsa di studio da 1.400 euro. Sono stato selezionato per un'università di danza all'estero, in Inghilterra. E si chiama Laban, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. Sono molto contento per il sostegno che mi è stato dato, perché è una grande occasione comunque avere dei fondi per prendere il biglietto aereo, sistemarsi, pagare la retta scolastica, che è notevole, costa molto. E insomma, avere una base di partenza per tutto questo è un'occasione unica.